signori amici di Telegolf del Grande Basket, benvenuti al Palla Fabiani di Formia, in cuffia Davide Guzzardi alle riprese, Giuseppe Capuano pronti per l'ultimo atto di questa stagione regolare della C-Gold Laziale. Il Meta Formia ospita oggi i giovani della Smith Roma. Andiamo a leggere subito le formazioni portate qui dai due allenatori per il Meta Formia: Di Rocco, Polidori, Coronini, Rodriguez, Varga, Bannarelli, Porfido, Perez, Norbedo, Massaro e Meschino, ovviamente gli ordini di Giovanni Di Rocco e di Eugenio Polidori. Per quanto riguarda invece la Smith Roma, a servizio di Domenico Iannucci e di Gaetanino Capolongo, ci sono Spizzichino, Matic, Abbrucciati, Spinosa, D'Alessio, Taraddei, Camillo, Corvo, Vercellino e Visca. Manca poco più di un minuto alla palla 2, il Meta che festeggia oggi in casa il raggiungimento ormai certo al secondo posto della zona playoff, quindi si è assicurata ormai da tempo un posto nella post season, tra l'altro in una ottima posizione di griglia, viene da ben 10 vittorie consecutive, una sola sconfitta in casa a fronte delle 12 vittorie ottenute in questa stagione. La Smith Roma invece dalla parte opposta della classifica, 13° posto, quart'ultima, quindi nel pieno della zona playout, oggi lotta per due punti che sarebbero fondamentali nella speranza chiaramente di scavalcare la quint'ultima e uscire da questa zona rossa. Viene da una vittoria nell'ultimo turno, 10 sconfitte, solo 4 vittorie ottenute in trasferta per una squadra che quest'anno ha marciato con questo ruolino, 10 vittorie e 19 sconfitte a fronte delle 23 vittorie e delle 6 sconfitte in tutta la stagione per il Meta di coach Di Rocco. Ecco le squadre che si apprestano a scendere in campo: Rodriguez, Meschino, Mannarelli, Porfido e Coronini, il quintetto base per la squadra di casa. Matic, Taraddei, Spinosa, Vercellino e me ne sono sicuramente perso uno per la Smith Roma. Palla 2 vinta da Camillo, ecco il giocatore che mancava al quintetto iniziale per la squadra ospite, che in divisa blu scuro, ho sbedito, attacca dalla sinistra a destra dei vostri teleschermi in completo classico bianco a bande blu. Invece il Meta che conquista il primo rimbalzo con il primo errore al tiro per la squadra ospite. Porfido porta il pallone lontano da canestro. Coronini, il movimento di Rodriguez a liberare parzialmente Meschino che deve comunque uscire dall'area. Ancora Coronini per Rodriguez, si muove Mannarelli, finta di Porfido che si butta dentro. Rodriguez prova il tiro, sputato fuori, Porfido con questo rimbalzo, il tiro immediato, si ferma sul ferro e palla recuperata dagli uomini della squadra ospite. Matic va da Camillo, sfida Vercellino, blocca a portare via Porfido, il tiro da 3, secondo ferro, il rimbalzo preso da Mannarelli. Coronini davanti a lui, Rodriguez che riceve, si muovono in tanti, tutti i giocatori in maglia bianca. Mannarelli attacca il canestro, subisce il fallo di Taraddei, primo fallo di questa partita, lo commette il numero 13 e manda in lunetta il 14 dall'altra parte. Mannarelli comincia a far muovere il tassametro di questa partita e il suo bottino personale sale a 2, 2 a 0. Camillo, Spinosa prova a trovare spazio, Camillo bel lavoro sotto canestro a mettere subito la partita in parità. Coronini, Mannarelli, Meschino prova a sfondare per vie centrali, poi consegna il pallone nelle braccia di Camillo, cercava Rodriguez ben marcato, adesso l'attacco, bello smistamento fuori per Taraddei da parte di Vercellino. Taraddei ci prova da 3, questa volta entra, attenzione alle motivazioni chiaramente della squadra ospite, l'abbiamo detto, l'età di uscire in quest'ultima giornata dalla zona
layout. Rodriguez prova a restituire la tripla, non ci riesce, lo sto canestro, è più lesto e meschino, cattura il rimbalzo, mette dentro due punti, Formia a meno 1, 4-5 sul tabellone, Mandarelli a vuoto, finta di tiro di Taraddei, comanda a vuoto ancora Mandarelli e serve Camillo contro Rodriguez, ancora Camillo che allunga il gancio, un cross dopo il rimbalzo pescato per Mandarelli, però non ne approfitta. Attenzione, Taraddei scippa il pallone dalle mani di Meschino, finisce tra quelle di Coronini che non abbiamo ben capito se cercava un tiro oppure no. Fatto sta che Rodriguez conquista il fallo di Spinosa. È sembrato comunque di vedere un 5, quindi forse era di Camillo il fallo. Fatto sta che Rodriguez va in lunetta, secondo fallo per la Smith, secondo viaggio in lunetta per gli uomini di Dirocco. Rodriguez fa 2 su 2. Su Smith che cerca Barchi, Spinosa. Palla nell'angolo. L'ultimo a toccare è stato Meschino. Sta pian piano popolando il Pala Fabiani anche per festeggiare l'ultima in casa di questa stagione regolare, ottimamente condotta dagli uomini di Rocco. Qui tripla contestata e sbagliata da Matic. Abbiamo visto particolarmente ispirato nel riscaldamento Porfido, Meschino. Ruota Coronini che viene servito, Meschino si brutta dentro. Chiaramente uno schema provato, Mannarelli ruba il pallone vagante, si butta dentro, cerca l'appoggio, cerca un fallo, non trova né il canestro né il fischio dell'arbitro, ma Camillo spreca tutto. Errore in transizione offensiva per la Smith, palla per il meta, che adesso è avanti di 1, 6-5. 6-26 in questo momento sul cronometro del primo quarto. Coronini trova un varco, si butta dentro, subisce il contatto. Palla era arrivata nelle mani di Meschino, il fallo è di Matic, già 3 falli per la Smith. Porfido per Rodriguez, fuori Mannarelli, una mezza idea che non diventa intera di tirare da 3. Coronini, Meschino, si butta dentro Porfido, si va nell'angolo di Rodriguez, il palleggio del capitano, è un altro fischio, fallo di Camillo, secondo fallo, quindi avevo visto giusto la mano dell'arbitro, avevo visto male che aveva fatto il fallo prima, secondo fallo per Camillo, siamo già a 4 per la Smith. Ed è qui l'azione offensiva del meta, si ferma tra le mani di Spinosa, si butta dentro Matic, consegnato per Camillo che sbaglia, un tiro facile subito dall'altra parte, Porfido si ferma, il tiro dalla sua mattonella, secondo ferro, Mannarelli lo ributta dentro, e altri 2 punti per Mannarelli che sale a 4 e diventa, seppur con poco margine, il miglior marcatore fino a questo momento della gara. 8-5 il punteggio, 5-37 sul cronometro del primo quarto per andare al primo riposo breve di questa gara. Spinosa e il fallo di Coronini, a nulla vale il tiro di Spinosa, cioè il fallo. E primo time out chiamato dalla squadra, dalla panchina di Domenico Iannucci. 8-5 il punteggio. Viaggia su ritmi blandi in questo avvio. Siamo quasi arrivati alla metà del primo quarto. Discorsi in zona playoff ancora da decidere per qualche squadra. Se Formia e Grottaferrata, andando a scalare verso la cima della classifica, hanno già il posto assicurato, attendono di sapere quantomeno chi saranno i loro avversari.
situazione in classifica al momento è questa: Grottaferrata in testa a 50, già sicura del primo posto, Formia secondo a 46, anche il Formia sicuro del proprio posto in playoff, e in griglia poi San Paolo, Ostiense e Anzio a 40, che si contenderanno quindi la terza e la quarta piazza. San Paolo Ostiense impegnato in casa contro l'Aprilia, Anzio invece in casa della capolista Grottaferrata. Poi Frassati Ciampino al quinto posto a 36, assicurato il quinto posto. La Fortitudo a 32, si deve guardare dal Frascati al settimo posto, che comunque non può dirsi sicuro perché sono Civitavecchia a 28, ottavo posto, ultimo valido, mentre qui Rodriguez ruba palla. E al nono posto, fuori al momento della zona playoff, c'è la Stella Azzurra Viterbo, 28 punti, al pari proprio di Civitavecchia. Mentre qui ha segnato Meschino, mentre noi facevamo un piccolo recap della situazione, poi tra un po' andremo a dire anche quali sono le partite delle squadre impegnate nella lotta ai playoff, visto che ne abbiamo tralasciato qualcuna. Meschino va a fare compagnia a Mandarelli a quota 4. 10 a 5 il punteggio. Vediamo un appassionato di wrestling sugli spalti e Pallafabiani. Una maglia di Braun Strowman. Io sono sempre contento quando trovo qualcuno che condivide le mie stesse passioni. Coronini supera Vercellino, si butta dentro. Porfido tap-in del numero 16. Si iscrive anche lui alla partita. Sorprende un po' l'atteggiamento della Smith in questa fase di partita. Abbiamo detto che le motivazioni sono diverse, dovrebbe la squadra romana giocare con un po' più di verve rispetto al meta, che effettivamente sta limitandosi a fare il compitino in questa prima metà che se n'è andata del primo quarto, e lo sta facendo anche bene. Il tiro tentato da Matic non prende neanche il ferro sotto canestro. Vercellino prende il pallone e lo porta fuori. Taraddei tira praticamente da casa, secondo ferro, rimbalzo lungo preso da Camillo che litiga un po' con il pallone, poi lo mette fuori per Vercellino, il blocco di Camillo, Vercellino si butta dentro, sporcato il pallone da Coronini, finisce comunque le mani di Spinosa che non vede il canestro. Qui c'è il fallo di Porfido su Camillo che andrà in lunetta per due tiri liberi. Se c'è il cambio, esce Vercellino, posto entra Brusciati, Camillo in lunetta. Zero su due di Camillo dalla lunetta, brutto errore ancora, una Smith che sembra non aver ancora innestato la marcia adeguata. Il fallo, infrazione di passi, un altro errore banale. Fa girare il pallone il meta, Meschino fuori per Mandarelli che può anche andare al tiro, preferisce gestire Rodriguez in linea di fondo, pescato bene Meschino quasi allo scadere dei 24, ancora Rodriguez a recuperare questo pallone, si ferma il tiro da 3 lontano dal ferro. Poca qualità in questo primo quarto fino a questo momento. La cosa sorride al meta che è avanti 12 a 5. Sette punti di vantaggio per la squadra di casa in questo primo weekend post pasquale, che ci porta alla conclusione della regular season. E arriva uno squillo di tromba, Corvo con la tripla, appena entrato il numero 16 ne fa 3. Bella qui l'azione del meta che fa girare il pallone, non riesce però a trovare un tiro pulito. Porfido che arma però il tiro da 3 e a tripla risponde tripla con il re delle triple da queste parti. Porfido sembra quasi tipo di giocatore che più il canestro si fa difficile,
più il canestro appunto si allarga. Fallo qui ancora di Porfido, secondo fallo per lui, secondo giocatore a raggiungere quota 2 falli in questo primo quarto. L'altro è Enrico Camillo, il numero 15 della formazione ospite. Qui tiro facile di Spinosa, lasciato praticamente solo, ne fa due senza opposizione. Coronini, Mannarelli per Porfido, arma ancora la tripla, il ferro gli dice di no, Meschino lotta al rimbalzo e si va a prendere questo extra possesso. Mannarelli per Porfido, passaggio troppo prevedibile, intercettato da Spinosa, si fa tutto il campo, aggredisce il ferro, subisce il fallo e andrà in lunetta per due tiri liberi. Il fallo dovrebbe essere stato di Meschino, a meno che l'arbitro per l'ennesima volta non mi corregge, infatti è Coronini. Entra in campo Massaro, dovrebbe entrare. Tutte le due squadre in bonus. Esce Porfido per Massaro. Visto segnare il secondo fallo a Coronini, ma io ne ho segnato solo uno. Secondo il mio tabellino, un fallo di Coronini, uno di Mannarelli e due di Porfido. È evidente che ho sbagliato qualcosa. Mi fido ciecamente di chi questo, la storia di portare i conti la fa di mestiere. Coronini, eccolo Massaro che tocca il primo pallone della sua gara. Mannarelli per Rodriguez, palla che viaggia alta, recezione alta sempre di Meschino che esce fuori dall'arco dei tre punti. Massaro lascia andare il pallone per aria e i primi due punti nella partita, appena entrato del numero 21 Antonio Emanuel Massaro. A tenere a distanza di sicurezza il meta dalla Smith, 17-10, ricezione praticamente da solo di Matic che però non si fida del suo tiro dalla media distanza. Corvo da fuori, tiro orribile che esce non di poco. Mannarelli, Coronini e Massaro per la transizione offensiva del meta. Rodriguez va da Meschino, c'è vicino Coronini che può far ricominciare l'azione. 14, 13 e 12 secondi sul cronometro dei 24. Mannarelli da fuori, pallone che entra ed esce non graziato dal ferro e allora si va dall'altra parte. Eccolo Matic che penetra, si perde il pallone, Corvo lo tocca ma la rimessa è della Smith. L'ultimo a toccare è stato un giocatore del Metaformia. Entra Di Rocco, esce Coronini, applausi come al solito per il numero 0 quando entra in campo. 49 secondi, 18 sul cronometro dei 24, 17-10 il punteggio. Spinosa, ricezione, tiro in un amen, salto fuori tempo di Meschino che però credo abbia subito il fallo del numero 16. Sì, fallo di Corvo, mentre esce anche Rodriguez per far entrare uno dei mattatori di questa stagione per il meta, Perez. E Meschino va in lunetta, abbiamo detto entrambe le squadre sono in bonus. Primo errore per Meschino. Secondo invece entra, sale a quota 5, così come Porfido, 12-2 giocatori a quota 5 punti segnati in questo primo quarto. Sala Smith che attacca, Taraddei, tiro da fuori, il ferro dice di no a Brusciati, deve far ricominciare, va da Taraddei, Matic contro Mannarelli, la difesa forte di Mannarelli, con Matic lo fa saltare a vuoto, il pallone gira. Ottimo il movimento a liberarsi di Abrusciati, questo è un ottimo tiro al di là di come è andato a finire. Mannarelli, Di Rocco, gli ultimi 10 secondi di questo primo quarto, Di Rocco con calma,
fa uscire Perez per il blocco, va da Mandarelli, la finta di Mandarelli che si aggiusta per il tiro, perde un po' il ritmo, sbaglia il tiro, si chiude il primo quarto 18-10 meta con il minimo indispensabile, avanti di 8 punti, finisce l'ultimo primo quarto della stagione regolare. Noi ci vediamo tra pochissimo per l'inizio del secondo quarto. Ed eccoci qui dalla Palla Fabiani per il secondo quarto di quest'ultima partita di stagione regolare. Meta in vantaggio 18-10 sulla Smith. Massaro, Di Rocco, Mannarelli, Meschino e Perez in campo per i padroni di casa. Spizzichino, Spinosa, Matic, Abbrusciati e Corvo per la Smith. Di Rocco col primo possesso di questo secondo quarto, fuori per Mandarelli, si libera Massaro, riceve ancora Di Rocco, Meschino, Massaro che va nell'angolo, prende la linea di fondo, trova Meschino con un tiro difficile, due punti per Meschino, fanno 7 per il numero 24 di Casa Meta, che adesso va a marcare su Spizzichino, deve andare a coprire poi sotto canestro, ma arriva il canestro di Spinosa, 3 punti per Spinosa, sta alla quota 5. Dall'altra parte Perez sbaglia la prima conclusione della sua gara, attenzione alla transizione offensiva della Smith che per un attimo si perde il pallone, perché c'è stato il tocco irregolare di Massaro, fallo per il numero 21. Metaformia che inaugura girandola dei falli. Passano pochi secondi e Massaro fa il secondo. Mentre esce Meschino ed entra Varga. Matic si deve liberare del pallone, lo fa bene Spinosa e chiama proprio il blocco di Matic, prova a buttarsi dentro, si va dall'altra parte, 4 secondi, 3, 2, 1 e la stoppata di Perez che annulla il tentativo di Abbrusciati, ha allungato le braccia, sua apertura alare, e ci ha messo la mano Edu Perez. Di Rocco trova proprio Perez nella lunetta praticamente, palla persa, e va dall'altra parte Spizzichino da solo, prova Perez a cancellare anche questo tiro, non ci riesce stavolta, e sono 2 punti per il numero 4. Metta però già dall'altra parte, proprio Perez a ricevere tutto canestro, si gira, va in appoggio e segna 2 punti. Si iscrive alla partita il numero 17. 22-15, Abbrusciati, Spizzichino si chiama il pallone, riceve, controlla i suoi compagni, palla dietro la schiena per Spinosa, si va nell'angolo, a tempo di prendere la mira. Sono 3 punti per Corvo che ha segnato 2 canestri, prima dura 2 triple. Di Rocco, Perez, Mannarelli, deve fare anche attenzione a rimanere in campo, passaggio per Varga, la tocca il numero 11 Spinosa, rimessa dopo il time out Sara per il Metaformia, 8 secondi sul cronometro dei 24. Ha ricucito un po' lo strappo la Smith portandosi a 2 possessi di distanza, 4 punti a separare le due squadre, metà di quanti se ne erano portati alla fine del primo quarto che si è concluso 18-10, ora 18 c'è la Smith con il meta 22. Approfittiamo per continuare il discorso che stavamo facendo prima, se ci riusciamo a portarlo a termine, le squadre coinvolte nella lotta ancora per la zona playoff,
La Fortitudo che può arrivare sesta o settima contro la Stella Azzurra Viterbo, al momento fuori, ma può arrivare anche ottava o settima. Civitavecchia ottavo, può arrivare settimo o nono contro il Frassati Ciampino che è quinta al momento e quinta rimarrebbe in ogni caso. Poi Grottaferrata in testa contro Lanzio al quarto posto, San Paolo Ostiense terza contro Aprilia e Frascati settima, deve difendere la sua posizione in casa, è l'Alfa Omega. Bello vedere come ci sia ancora qualcosa da giocarsi in questa ultima giornata, così come qualcosa da giocarsi ce l'ha la Smith Roma, quart'ultima e in zona playout. Massaro per Perez, 2 secondi, Perez si lascia cadere all'indietro, lascia partire un pallone dolcissimo che si accomoda nella retina. 24-18 Matic, proprio Perez davanti a lui, si deve affidare a Spinosa, conto di Rocco, palla tra le gambe, il tiro di Spinosa fuori coordinazione ma riesce comunque a non andare lontanissimo da segnare questa tripla. Il fallo di Rocco però lo porterà in lunetta per 3 tiri liberi, mentre Mannarelli lascia il posto a Porfido. 3 falli a 0 in questo secondo quarto per il Meta, che deve fare attenzione da questo punto di vista. Intanto Spinosa sbaglia il primo dei 3 tiri liberi. Sbaglia anche il secondo. Palla pesantina, quella tra le mani di Spinosa, che converte uno solo dei 3 liberi a disposizione. 24-19, 7 minuti alla fine del secondo quarto. Meta in vantaggio e in possesso con Massaro che aspetta movimento, arriva Di Rocco e riceve il blocco di Filip ma non trova Varchi, il numero 0, si libera Varga, la palla per Massaro che va in appoggio al tabellone, altri 2 punti per Massaro, sono 4 in totale disposti 2-2 nel primo e in questo inizio di secondo quarto. Matic, Spinosa, Massaro, il cambio con Varga nella marcatura, adesso si trova accoppiato con Matic che gli va via, non trova il canestro, riesce a tenere il pallone in campo la Smith, guadagnandosi un altro possesso, il tiro e il canestro non sono validi, fallo a giudicare dalla disperazione dovrebbe essere ancora di Massaro che vola a quota 3, attenzione, ma soprattutto porta il Meta anzitempo in bonus. Di grande azione di Spizzichino che fa sbattere il pallone dietro Varga e si è andato a prendere 2 punti dalla rimessa, e qui è Porfido che va a prendersi il fallo, fallo del numero 27 Visca. Primo fallo della Smith e Porfido in lunetta con nonchalance entra il primo ed entra anche il secondo. Sta la quota 7. Porfido così come Meschino, i 2 migliori marcatori fino a questo momento della partita. Visca di butta dentro, trova nell'angolo, gira il pallone la Smith, Spizzichino, il tiro al rimbalzo, Corvo più svelto di tutti, abbrusciati fuori per il tentativo da 3, secondo ferro, scade il cronometro dei 24, la palla all'altra parte per un Porfido che è tutto solo, avevamo detto 7, fate pure 9. Meta che prova a prendere il largo, 30-21, massimo vantaggio
degli uomini di Rocco, Matic, Visca, spalle a canestro Corvo, lo può essere di Perez che lo cancella dal campo. Di Rocco, marcato da due, deve liberarsi del pallone, riesce a servire Massaro che poi non... il pallone non arriva a Perez per l'interferenza di Visca. Palla per il meta con 16 secondi sul tabellone, sul cronometro dei 24. Entra intanto D'Alessio. Scherzavamo prima con Peppe Capuano, da questa distanza c'è una certa somiglianza tra il numero 12 della Smith e il numero 10 del meta. Porfido carica il tiro, la palla non entra, secondo Ferro si lotta al rimbalzo, alla fine il pallone se lo prende Varga. Di Rocco ancora per Porfido, linea di penetrazione, palla consegnata per Varga e fallo pescato dal numero 11. Ottima azione del meta. Io però mi sono perso chi ha fatto il fallo. Adesso vediamo. Intanto esce Matic. Segnano un secondo fallo, quindi potrebbe essere stato il fallo proprio del numero 6. Anche perché Taraddei non è in campo, però ci sono Corvo e Visca. Intanto errore dalla lunetta. Zero su due di Varga e vanifica così la bella azione offensiva dei suoi abbrusciati. Visca, ancora abbrusciati. Il fallo di Rocco su Spizzichino. Che andrà quindi in lunetta. Indicazioni di Rocco per Massaro. Mentre continuano i problemi dalla lunetta per la Smith. Quattro errori fino ad ora. Diventano 5. Anzi, sono 6 gli errori. Mentre qui si rifà Spinosa, spedendo nel canestro una tripla. 30-24, prova a risalire la china la squadra ospite, ma lasciano da solo Varga a centro area, che non deve fare altro che girarsi ed appoggiare questi due punti, e scattando lo 0 su 2 dalla lunetta. 32-24. Spinosa va da Brusciati, deve saltare per prendere questo pallone, la palla ancora tra le mani del numero 11. Ha bruciato praticamente solo a prendere questo rimbalzo, la penetrazione del numero 27, la palla resta lì, Camillo riesce a metterla fuori, ha bruciati, cerca ancora una linea, la trova, lascia andare il pallone con il gancio e sono due punti difficili per il numero 8 che non aveva ancora segnato fino ad ora. Varga, Perez se ne va da solo, segna due punti, subisce il fallo e andrà in lunetta per il tiro libero supplementare. Edu Perez, il fallo di Abrusciati. E Perez che conclude nel migliore dei modi il gioco da tre punti. Si prova a non fare fallo Massaro, lascia andare quindi via Spizzichino, tiro contestato però da Massaro che non riesce a conquistare il pallone ma blocca la tripla dalle mani di Visca. Senza commettere fallo, regalando però comunque la rimessa che può essere visto come il male minore assolutamente a questo punto. 12 secondi per la Smith per chiudere l'azione, Spinosa ci ha bruciati fuori, arriva il fischio, il fallo è di Rocco. Non particolarmente convinto Giorgio Di Rocco, terzo fallo per lui.
cominciano ad esserci problemi di falli per il Meta. Siamo ancora a 3 minuti dalla fine del secondo quarto e già ci sono Massaro e Di Rocco entrambi in campo con 3 falli. Spinosa che ha messo 1 su 3 nella precedente spedizione ai liberi, e anche questa volta la percentuale è bassa, 1 su 2. Dall'altra parte Porfido non può finalizzare il contropiede, allora ricomincia il Meta. Massaro ci pensa, poi si butta dentro, lascia andare per il pallone, un tiro sicuramente non in bello stile ma che non va lontano dal convertirsi in 2 punti. Palla però comunque tra le mani degli uomini della Smith, sbattono contro il muro difensivo, liberano però l'arco per il tiro da 3 di Abrusciati. 0 punti per il numero 8 nel primo quarto, 5 in questo secondo. Massaro dentro per Perez, lascia andare il pallone da Di Rocco. Varga ancora dentro per Perez, il fallo dovrebbe essere stato del numero 11, aspetto un attimo perché ne ho dette diverse, li sbagliate quest'oggi, invece no, il fallo è di Spinosa, questa volta ci ho preso, ed esce Di Rocco per far spazio a Mannarelli, esce anche Visca per la svitta al posto di Taraddei. Il primo fallo di Spinosa. E il libero convertito da Perez. Sbaglia però il secondo. 2 su 3 per Perez dalla lunetta in questo secondo quarto. Taraddei, spizzichino. Da Alessio ancora per Spinosa, si butta dentro Alessio, linea di fondo, trovato bene Abrusciati, ancora dentro per D'Alessio, prova a prendersi perlomeno un fallo, non ci riesce, non prende neanche i 2 punti perché il rimbalzo catturato da Perez dopo che il ferro ha sputato via la conclusione del numero 12 in maglia blu. Massaro, la palla deviata, finisce comunque nelle mani di Porfido, fuori per Mannarelli, secondo ferro, Perez allunga le mani, riesce a sporcare il pallone e poi Porfido, un passaggio difficile e prevedibile. D'Alessio difende qui il possesso bene, 3 contro 1, ma non riesce a chiudere l'azione della Smith, si va fuori la palla per Spinosa da 3, secondo ferro, D'Alessio prova a metterla fuori, alla fine il tocco di Porfido per Massaro, dall'altra parte alza il pallone per Perez, ancora per Massaro, non si chiude, un'azione che stava diventando spettacolare e poi c'è il fallo di Mannarelli. Una trattenuta e quindi fallo giudicato grave da lunetta spizzichino, mentre esce Massaro per Coronini. Massaro ha tentato una layup per Perez che però lontano da canestro ha dovuto rimettere il pallone in area, scusate la metafora calcistica. Spizzichino converte il libero, adesso sarà possesso per la Smith, sono 2 i liberi. Però c'è l'errore. La Smith che sta sbagliando tantissimo dalla lunetta. Non abbiamo dato spazio in questa cronaca ancora agli arbitri alla conclusione di questa azione. Informeremo anche su questo piccolo dettaglio. D'Alessio si gira, trova Abrusciati che da 3 sta trovando un'ottima continuità. Numero 8, 8 punti per lui in questo solo secondo quarto. La palla dentro per Varga, si mette nelle mani di Perez che però sbaglia ancora sotto canestro il Meta. Attenzione al contropiede, tutto solo il numero 4 che poi qui subisce il fallo di Perez. Primo fallo per Edu Perez. Tanti falli in casa Formia, mentre ancora spizzichino, ancora dalla lunetta, 3 errori
su 4 conclusioni, diventano 5 con questa conversione. E sbaglia però il libero del possibile pareggio a quota 36, siamo 36 a 35 per il meta, 10 secondi di differenza tra il cronometro e quello dei 24, quindi l'ultimo possesso che potrebbe essere per la Smith, ma intanto 2 punti di Perez che rimette un possesso pieno di distanza tra le due squadre. Ultimo possesso, quindi si va fino alla conclusione, 10 secondi, 9, 8, 7 alla fine del secondo quarto. Palla tra le mani di Spinosa che si gira, cerca Spizzichino, ultimo secondo, pallone per aria, l'errore di Spizzichino e si va all'intervallo lungo sul punteggio di 38 a 35. Smith che ha ricucito lo strappo, un solo possesso anche se pieno di distanza tra le due squadre. Restate qui, non vi muovete perché tra poco iniziano gli ultimi due quarti, l'ultimo tempo di gioco dell'ultima partita della stagione regolare della Serie C Gold. Per chiudere la stagione, 20 minuti per chiudere una parentesi nell'attesa che se ne apra un'altra ben più grande, l'abbiamo detto spesso e lo ripeteremo mai probabilmente abbastanza. I playoff sono un'altra stagione, quelli che guarderanno da vicino il Meta Formia se ne accorgeranno, come ce ne accorgeremo molto probabilmente noi da quassù, perché mancano 20 minuti alla chiusura della stagione regolare. Formia già sicura del passaggio ai playoff, 38 a 35 perché c'è prima da finire questa partita contro la Smith Roma che ha un solo possesso di distanza dal meta a caccia di una vittoria che può voler dire la speranza di uscire dalla zona fangosa dei playout. Il tiro dalla distanza sputato dal ferro di Taraddei. Rodriguez rientrato in campo per questo terzo quarto insieme a Perez, Coronini, Di Rocco e Porfido. Proprio Coronini che va da Porfido, fuori la sua mattonella, il primo ferro al rimbalzo, Perez e prova il tapin, non gli riesce. Dall'altra parte la Smith a Brusciati si butta dentro, trova Camillo, non lo trova in realtà perché è stato un tocco dei giocatori del Formia, rimessa in zona d'attacco per la Smith con 15 secondi per chiudere l'azione. Camillo isolato, arrivano adesso i compagni, si butta dentro a Brusciati che va a canestro e prende il fallo di Di Rocco. Quindi tiro libero supplementare per il numero 8, ma soprattutto quarto fallo per Giorgio Di Rocco. Continuano però i problemi della Smith dalla lunetta, appena riuscirò a fare i conti vi dirò a che punto siamo con le percentuali della squadra ospite, davvero imprecisa in questo fondamentale. Rodriguez si gira, non trova nient'altro di meglio da fare che tentare un tiro senza ritmo che esce. E allora Smith dall'altra parte, Spizzichino, la penetrazione, lascia andare il pallone per aria, al rimbalzo Camillo, riesce a far carambolare il pallone su Perez. Meno uno la Smith, Di Rocco esce per far spazio a un altro giocatore che ha problemi di falli, Massaro, 13 secondi per tentare il sorpasso. Camillo. Tiro difficilissimo, pescato e segnato da Spinosa ed è vantaggio Smith 38 a 39. Massaro torna da Porfido, Rodriguez, Coronini dentro per Perez, l'ultimo tocco è stato del numero 17 nonostante l'opposizione di Camillo, non è d'accordo il giocatore del meta.
Gli arbitri che non li abbiamo ancora detti nonostante tutto sono Leonardo Marcelli di Roma e Luca Pastore di Marino, sempre in provincia di Roma, che comandano la rimessa per la Smith che adesso va dall'altra parte. Spinosa. La palla gira, si va da Brusciati, Spinosa da fuori, il tiro e la bomba di Spinosa che ha iniziato davvero bene questo terzo quarto, il massimo vantaggio per la Smith 38-42. Mette due possessi tra sé e il meta. La deviazione di Camillo sull'assist di Massaro per Perez, in realtà non c'è stata, l'errore di segnalazione dell'arbitro che poi si è corretto. Palla per la Smith, 7:31 da giocare sul cronometro del terzo quarto, prima di andare all'ultimo intervallo di questa stagione regolare. Taraddei a Brusciati, Spinosa, il blocco di Camillo, libera il tiro di Abrusciati da tre. Abrusciati e Spinosa, 5 punti a testa, e Smith Roma che vola. Porfido da lontanissimo, tranquilli ci pensa Porfido quando la situazione si fa spinosa, e non ce ne voglia il giocatore della Smith per l'assonanza, ci pensa la bomba dalla sua mattonella il numero 16 del meta, e riporta i suoi a meno 4. Taraddei per Spizzichino che si butta dentro, palla fuori per Abrusciati, ricezione, tiro in un amen, scadono i 24, il pallone finisce comunque tra le mani dei giocatori del Formia. Colonini dall'altra parte, dentro Perez, sfida Camillo, poi va a prendersi il fallo del numero 15. Tra il massimo da una situazione davvero complicata, terzo fallo per Camillo. Possibilità dalla lunetta per Perez che ha sbagliato un libero su tre fino ad ora. E fa 4 su 5 Perez, sale a quota 12, così come Porfido. Spinosa ci prova da 3, solo retina, ancora una tripla di Spinosa che si avvicina a quota 20. Massaro per Perez, si gira, cerca il canestro, non lo trova, contropiede della Smith, ancora Spinosa, ancora da 3, ancora il tiro, prende il fallo di Massaro e sono 3 punti per Spinosa, più viaggio in lunetta per un gioco potenziale da 4 punti. E attenzione perché anche Massaro arriva a quota 4 falli, così come Di Rocco, infatti va a sedersi in panchina. Incredibile Spinosa che sfonda decisamente quota 20, anche se continua a sbagliare dalla lunetta. Sono 21 i punti del numero 11 fino adesso in partita, quelli che stanno tenendo avanti la Smith assieme al contributo in questo terzo quarto di Abrusciati. Meschino segna, questa volta è lui che subisce il fallo, sarà lui ad andare in lunetta per il libero supplementare, il fallo di Spinosa. Sbaglia però anche Meschino dalla lunetta. 45-51. Due possessi pieni di vantaggio per la Smith. Spinosa a Brusciati che sta accelerando di brutto in questo terzo quarto. 5 secondi per chiudere l'azione. Taraddei sbaglia, Taraddei al rimbalzo, Perez lotta con Camillo ma si prende il pallone. Coronini
c'è Meschino vicino l'inserimento di Perez, Colonini non sa a chi dare il pallone, alla fine vada Meschino per l'azione che rallenta, si perde per un attimo il pallone, Colonini sull'appoggio sempre di Meschino, poi libera Porfido per Rodriguez che non va al tiro da tre, si affida sotto canestro a Perez, azione elaborata ma con tanta pazienza, c'è anche tanta consapevolezza e tanta fiducia nella squadra. Due punti per Perez, 47-51, meta meno 4. Spinosa, il blocco di Camillo, ancora Spinosa che va da fuori, ma cosa sta facendo Spinosa in questo terzo quarto? Sta ammazzando il terzo quarto, quarta tripla consecutiva del numero 11, fanno 6 in tutto per lui. Rodriguez la finta, si butta dentro, ci andrebbe a prendere il pallone che sorvola tutto il canestro, la palla finisce tra le mani dei giocatori della squadra ospite con Spizzichino che va a tamponare Corolini. Il fallo è del numero 8 di Casa Formia. Terzo fallo per il meta e terzo fallo di Coronini, se ho visto bene. Da solo a Brusciati, dormita colossale della difesa del meta, c'è forse bisogno di un time out, potrebbe star pensando questo Di Rocco. Meschino dalla metà distanza, sono i suoi punti, 49-56. Taraddei che ascolta le indicazioni del suo coach, poi si porta in avanti a Brusciati, ancora Taraddei, c'è stato il tocco di Rodriguez, rimessa per la Smith, in due hanno scavato un fosso in questo terzo quarto a Brusciati e Spinosa, gli unici due a segno per la Smith in questo terzo quarto. Il tiro difficile, anche un po' bruttino a dire la verità, di Spizzichino. Dall'altra parte Meschino servito da Coronini, c'è il tocco di Spizzichino, la rimessa è per il meta. 7 punti tra le due squadre. Coronini, Perez, ancora Coronini, dentro per Perez, pick and roll giocato benissimo dai due, porta a due punti di Perez, questa è la quota 16, Taraddei a Brusciati, si butta dentro e Perez, questo è il suo gioco da area ad area. Poi c'è il fallo qui di Spizzichino su Coronini. Primo fallo per Daniel Spizzichino. A secco nel primo quarto, a secco fino ad ora anche nel terzo, 6 punti realizzati tutti nel secondo quarto. Qui Porfido, il tiro corto e si ferma sul primo ferro. La rimessa è sempre per il meta che deve recuperare adesso 5 punti. Rimessa affidata a Porfido, 14 secondi per chiudere l'azione. Colonino riceve da Meschino, fuori per Porfido che arma dalla tripla. Il ferro gliela sputa fuori, ma rimbalzo, guardate un po' chi c'è e chi se non Edu Perez, che sta tenendo a galla i suoi in questo terzo quarto. Un possesso pieno di distanza tra le due squadre, Matic una mezza idea, poi si affida a Spinosa, torna da Matic dentro per Corvo, c'è ancora fuori Spinosa che riceve, Matic che fa il blocco, non riesce però a trovare spazio per andare al tiro. Due secondi, un secondo e palla persa. Si arrabbia Perez che gli ha conteso il pallone in modo deciso. Corvo che si è arrabbiato. E tecnico per entrambi.
tecnico per Corvo e tecnico per Perez. Secondo fallo per Corvo e secondo fallo per Perez. Soprattutto tutte e due le squadre con la paletta rossa alzata. Coronini trova il fallo, credo sempre di Corvo. Sì. Terzo fallo quindi per il numero 16 e viaggio in lunetta per il numero 8 di casa meta, Coronini, che è ancora secco in questa partita. Questa è una notizia, può sbloccarsi e lo fa Giovanni Coronini. Due su due per lui e primi due punti della sua gara. Meta a meno uno, ha ricucito lo strappo la squadra di Rocco. Matic, Spinosa, consegnato per lui, gioco di gambe su Coronini, poi sbatte contro Porfido. È un peccato a un certo punto di vista per la Smith, perché intanto aveva segnato da tre Vercellino. Ma Spinosa andrà in lunetta. Tre errori per lui, anzi quattro errori per lui su sei tentativi. Primo con molta fatica, ma entra questa volta. Ed entra anche il secondo. Ritocca in positivo le sue percentuali il numero 11, che in questo terzo quarto davvero sembra incontenibile. Meschino liberissimo da tre, ma non è la specialità della casa. Allora si affida a Rodriguez, fuori per Coronini. Porfido marcato a vista da Spinosa, si butta dentro Coronini, forse proprio per liberare spazio per i tiratori. Rodriguez però sbaglia. Tornata più tre la Smith. Vercellino dentro, lasciato completamente solo Corvo, che si iscrive a questo terzo quarto non solo per i falli, punti numero 7 ed 8 della sua partita, ma soprattutto più 5 per la squadra ospite. 45 secondi allo scadere del terzo quarto. Meschino fuori per Rodriguez, stavolta rinuncia al tentativo da 3, subisce il fallo di Matic. Il viaggio quindi in lunetta per il capitano della squadra di casa. Rodriguez, che era fermo ai due punti segnati sempre dalla lunetta nel primo quarto, a 2 su 2 anche in questa circostanza. 4 punti segnati sui 4 tentativi dalla lunetta per il numero 10. A disposizione di coach di Rocco, 57 a 60, un possesso pieno di vantaggio. Attenzione al tiro di Spinosa, che questa volta sbaglia. Ed è una buona notizia per il meta, si è fermato un po' l'abbrivio del numero 11. Rimessa per il meta con l'ultimo possesso di questo terzo quarto. 10 secondi alla chiusura, Coronini si ferma, va da Rodriguez, ancora Coronini. 2 secondi, 1 secondo, Porfido da 3, la palla che va lontana dallo afferro e si va all'ultimo intervallo di questa partita sul punteggio di 57 a 60. Vantaggio Smith, restate qui per l'ultimo atto della regular season. E rieccoci qui dal Pala Fabiani, sempre Davide Guzzardi in cuffia, sempre Giuseppe Capuano alle riprese, e sta per iniziare. 5 secondi all'inizio dell'ultimo atto di questa stagione regolare per quello che riguarda il Metaformia, per quello che riguarda la Smith Roma. Un terzo quarto da 25 punti, 16 li ha fatti Spinosa, 7 li ha fatti abbrusciati per la squadra ospite,
che hanno portato in vantaggio all'ultimo riposo di questa stagione regolare la squadra ospite, 60-57 il punteggio in favore della squadra allenata da coach Domenico Iannucci. Tanti errori dalla netta, ma un terzo quarto spettacolare di Spinosa. Intanto Colonini apre le ostilità per quest'ultimo quarto di Formia Smith. Colonini a secco nei primi due quarti, 4 punti segnati, 2 dalla lunetta nel terzo quarto, e adesso questi due in apertura di quarto per riportare la situazione a meno 1. Taraddei davanti a lui, Mannarelli, si va da Spinosa, fuori per Corvo, la sua tripla si ferma sul ferro, Mannarelli al rimbalzo, Coronini, Porfido per Mannarelli, libera Porfido, e Porfido! Mancava da un po' all'appuntamento una sola tripla nel terzo quarto, l'unico fatturato del numero 16 nel terzo quarto. 62-60, rimette il naso avanti il Meta, attenzione la tripla ancora di Spinosa, questa volta la palla fuori, poi un errore banale di Corvo, l'errore anche di Spinosa, modesta opinione di chi vi parla, perché è scappato subito nella propria metà campo non credendo alla possibilità che il pallone potesse uscire dalle mani di un compagno e andare nella sua direzione. Chiaramente non è riuscito a tornare nella metà campo offensiva prima di prendere il pallone. Cambio di possesso per il Meta. Coronini, movimento di Rodriguez, Coronini, una palla strana a cercare Perez, alla fine la rimessa è sempre per il Meta, che ha però solo 6 secondi per costruire un tiro, che sono un'eternità. Difesa della Smith permettendo, Coronini da lontano, primo ferro, rimbalzo toccato da Perez, non riesce la Smith a tenere il pallone in campo, evidentemente è stato Matic l'ultimo a toccare, perché si è avventato su questo pallone cercando di tenerlo in campo, non c'è riuscito. Rimessa per il Meta, che adesso avrà 14 secondi. Perez, Mannarelli, si libera Porfido, ricezione, rinuncia al tiro, allarga il braccio, sfondamento di Porfido, fallo pescato da Spinosa, e Porfido che commette il quarto fallo della sua gara. Attenzione al conto dei falli, perché il Meta non è in una buona situazione. 4 per Dirocco, 4 per Massaro, 4 per Porfido, c'ha 3 Coronini. Ultimi 8 minuti e 20 secondi da giocare in apnea. Mentre una piccola nota di curiosità, aspettavo che il gioco riprenda, proprio la partita tra Fortitudo e Stella Azzurra che deciderà la partecipazione di queste due squadre ai playoff e soprattutto in che posto in griglia, è quella da osservare forse con maggiore attenzione. Mentre Matic attacca, palla fuori per Corvo, ci prova da tre, sta armando dall'arco i suoi giocatori la Smith, mentre approfitteremo della prossima interruzione per raccontarvi questo dettaglio che abbiamo provato a dare adesso. Coronini, Perez, ricezione difficilissima, ottima difesa del pallone, e punti numero 19 e 20 della partita di Edu Perez, che tiene il Meta avanti di 1. Sorpassi e controsorpassi. Spinosa qui si perde, il pallone riconquistato da Perez. Coronini, Porfido, torna da Coronini, si butta dentro Perez, liberato Mannarelli. Rodriguez
ancora per Coronini, azione che rallenta, fallo di Spinosa su Coronini, no, fallo, adesso vediamo di chi, sì, Spinosa, una volta tanto che ci vedo bene mi dico anche no da solo. Terzo fallo per Giovanni Spinosa, mentre esce Rodriguez, entra Meschino, 4 punti per Rodriguez in questa partita, realizzati tutti dalla lunetta. Coronini, step back di Coronini, poi va da Porfido che si prende il fallo e due tiri liberi, fallo credo ancora di Spinosa, e quindi tocca quota 4 ed è un problema serissimo per la Smith. Che Spinosa a quota 26 punti, di cui 16 segnati nel solo terzo quarto. Intanto 2 su 2 di Porfido, che arriva a quota 17. Taraddei, Vercellino che vola e va a segnare subendo il fallo. Primi due punti nella partita di Vercellino in un momento drammatico, 66-65, pallone pesante, ma il numero 20 lo butta dentro per la parità a quota 66. Porfido, Coronini, transizione veloce che si interrompe, il blocco di Perez, Mannarelli dall'arco, meta più 3 con la tripla di Mannarelli, anche lui a secco in due quarti che praticamente non ha giocato, il secondo e il terzo, era fermo ai 4 punti segnati nel primo. Matic, secondo ferro, Coronini la tocca, Perez la tiene, rimbalzo meta che va dall'altra parte proprio con Mannarelli, che però deve aspettare, trova Meschino dentro per Coronini, lascia Perez, azione stupenda del meta, 22 punti per Perez e meta avanti 71-66, rimette più di un possesso di distanza tra sé e la Smith, che se non riuscirà a vincere questa partita dovrà assolutamente avere qualcosa da recriminare per quello che riguarda la precisione dalla lunetta, che potrebbe essere decisiva. Sono 4 errori per Spinosa, 1 per Abbrusciati, 4 per Spinosa e 2 per Camillo. Fatevi un po' i conti, se avesse realizzato questi liberi la Smith sarebbe ancora avanti, ma con i se e i ma non si fa la storia, e la storia dice che in questo momento il meta è avanti 71-66, ultimi 5 minuti e 12 secondi, mentre Porfido con un tiro impossibile, l'espressione di Mannarelli dice tutto, guarda il compagno stupefatto, ma questo è Alessandro Porfido, che adesso va a recuperare questo pallone. Meta Formia che sente l'odore del sangue, Coronini che si fa spazio, serve Perez, ennesima penetrazione premiata sull'asse Coronini-Perez, che sta disintegrando la difesa della Smith, più 10 per il meta in un amen in questo quarto periodo di gioco, 76-66, l'asse Coronini-Perez che sta facendo tutta la differenza del mondo assieme
alla percentuale da 3 di Porfido. Spinosa che ci prova lui adesso da 3 e si è chiuso lo specchio, si è chiuso il canestro, non entrano più i tiri da 3 di Spinosa. Colonini ancora questa volta per Meschino. Mi dispiace che non riesco a tenere il conto degli assist, perché sarebbe davvero interessante andare a vedere cosa è riuscito a fare Colonini. Intanto segna Perez. Ma il fallo è del numero 17, sfondamento di Perez che era volato a canestro. È investito però un giocatore della Smith. Già stava esultando qui il Palla Fabiani per l'ennesima azione. Alla mano, quasi rugbistica per certi versi, per la capacità che hanno i giocatori di Di Rocco di trovarsi anche in spazi strettissimi. Perez che dovrebbe essere arrivato a 3 falli personali, 3 come quelli che, come i minuti che mancano più 50 secondi alla fine di questa stagione regolare. Spinosa 1 contro 1 contro Perez, spettacolare difesa del pallone di Spinosa e poi va dalla media distanza con l'arresto il tiro, il ferro scheggia la traiettoria del pallone, rimbalzo per il meta, Colonini che porta avanti i suoi, chiama il blocco di Perez che poi si butta dentro, libera Meschino che ci prova da 3, non è la specialità della casa, il pallone che infatti non, cioè, sfiora il canestro per poi terminare oltre la linea. La palla per la squadra ospite che adesso attacca con 10 punti da recuperare e un bottino pesante, quello mancato dalla lunetta per la squadra di coach Iannucci. Pallone che si perde per un attimo, lo recupera sempre Spinosa, palleggio, arresto e tiro per mettersi in ritmo, questa volta va lontanissimo dal canestro e c'è una palla contesa tra Brusciati e Perez. Perez che dà da Brusciati qualche centimetro, in realtà non c'è palla contesa, la palla è per il meta. Mi sembrava chiaro il gesto dell'arbitro, evidentemente si sono ricreduti sulla decisione. Perez in un insolito ruolo di regista, infatti cede a Colonini, si butta dentro, stavolta la palla è per Meschino, Mannarelli finta il tiro, si butta dentro, si fa fuori da Colonini senza guardare, la palla per Perez, fuori ancora per liberare il tiro da Terry Mannarelli, il ferro sputa via il tiro, ma da 2 passi Meschino ci mette la mano, alza il pallone, fa 78 a 66 per il meta. Meschino da 13 punti, qui Corvo spinto via da Mannarelli. Secondo fallo per Mannarelli, terzo fallo invece per il meta, quota 2 la Smith in questi ultimi 2 minuti e 24 secondi di quarto quarto. Esce Perez, entra Varga, 24 punti al referto per Edu Perez su un assist spettacolare nella sua perfezione, quello con Coronini, caterve di assist per il numero 8, spizzichino contro Porfido, litiga col pallone, lo lascia a Camillo che non si ritrova, che non se lo ritrova più tra le mani, rimessa per il meta, Smith allo sbando, 12 punti il vantaggio del meta. Vado a memoria, massimo vantaggio del meta in questa partita, proprio nel momento in cui ci poteva essere, ci doveva essere il tutto per tutto della Smith. Coronini qui se ne va, prova a dare un altro pallone senza guardare, recupera palla però questa volta la Smith, spizzichino
Mannarelli che gli copre la visuale, si riesce ad andare da Abrusciati, ancora Spinosa, la mezza idea di andare ancora una volta a un tiro difficile da tre, lascia da Abrusciati, ci prova lui dalla distanza in appoggio al tabellone, Mannarelli recupera il rimbalzo, Cronini, ultimo minuto e 40 secondi in questo momento, Cronini, duello tra numeri 8, va da Meschino, si gira Meschino, il fallo di Varga. ...20 punti di Porfido che va a sedersi per far entrare un Dirocco con 4 falli... ...1 minuto e 26 sul cronometro... ...mentre va in lunetta Spinosa a secco in questo quarto quarto... ...dopo i 16 punti del terzo... ...Spinosa con già 3 errori dalla lunetta... ...anzi 4 errori dalla lunetta... diventano 5 con questo 1 su 2 davvero Smith che avrà gli incubi per questa partita giocata ai liberi, quel passaggio ancora una volta spettacolare di Coronini per Meschino, sta disegnando pallacanestro Coronini, guadagna la rimessa con 7 secondi e un'eternità per costruire un buon tiro, Varga proprio per Coronini, 3, 2, dentro per Varga, gli scippa il pallone spizzichino, c'è un fischio e il fallo di spizzichino su Perez, sì scusate, su Varga ovviamente. Ed extra possesso per il meta. Varga, Coronini, va da Mannarelli, palla dietro la schiena, esulta il Palafabbiani, ma il tiro viene spinto fuori dal secondo ferro, litiga col pallone poi Spinosa e riesce comunque a portarlo avanti, sfida Coronini e l'uno contro uno, si butta dentro Camillo, lo trova, c'è il fallo di Dirocco, 2 tiri liberi per Camillo, ma soprattutto è quinto fallo per Giorgio Dirocco che va a sedersi in panchina. E c'è l'attesa e la ola per l'ingresso in campo di Marco Polidori. Ne abbiamo parlato proprio con Peppe prima dell'inizio di questa partita. Chissà se l'avremmo visto in campo almeno in quest'ultima gara. E infatti entra, mentre qui Camillo prende, spara il pallone sul tabellone, sbagliando e non di poco il primo libero, 0 su 4 per Camillo, ancora problemi enormi per la Smith anche in questo finale, mentre qui Polidori il primo pallone lo perde, lotta ma lo perde, poi Visca, flyby, il tentativo da tre sbagliato e allora Meschino si mette nelle mani ancora di Polidori che si perde però il pallone, Abrusciati se ne va da solo ma sbaglia, 1 contro 0 e ultimi 13 secondi, Mannarelli per Meschino, si attende Polidori che butta il pallone per aria e il ferro gli sputa via la conclusione, 5 secondi se li vuole prendere la Smith che alza il pallone, sbaglia il tiro dell'ultimo atto di questa regular season. In Metaformia chiude con 13 vittorie ed una sola sconfitta in casa al secondo posto in classifica, in attesa di sapere quale sarà il suo avversario, quale sarà la settima in classifica per la griglia dei playoff. Smith che invece dovrà affrontare l'incubo dei playout, 78 a 67, una gara che si è fatta improvvisamente in salita per
Il Meta, che ha saputo però controllare le proprie energie, ma soprattutto quelle della gara, che la vede ancora una volta vincere tra le mura amiche, chiudere questo campionato al secondo posto e prepararsi quindi al meglio per la post season. Sarà tutta un'altra stagione per rincorrere il sogno chiamato Serie B, con le squadre che festeggiano in campo, con la squadra che festeggia in campo con i propri tifosi. Da Davide Guzzardi in cuffia e Giuseppe Capuano alle riprese per la cronaca di Meta Formia Smith Roma è tutto. Restate con noi per le interviste del post partita e sempre qui, sempre con noi per tutti gli appuntamenti su Telegolfo. Eccoci qui con Porfido e Varga, due protagonisti di questa partita. Varga, qui chiederò scusa per il mio inglese stentato nel tentativo di portare avanti questa intervista. Cominciamo proprio da Porfido. Io ho qui il tabellino, ennesima gara chiusa con più di 20 punti precisi questa volta. Una cosa che ci ha stupito, ormai non stupisce più, è la capacità di trovare triple in condizioni anche magari precarie. È stato fondamentale per spegnere gli entusiasmi di una Smith che nel terzo quarto si era portata avanti. Beh sì, la Smith ha giocato fino all'ultimo perché loro dovevano vincere per forza per avere nei play-out la bella in casa. Noi comunque abbiamo onorato il campionato battendole tutte le ultime 11 partite, le abbiamo vinte tutte, qualunque avversario ci capitava le abbiamo vinte, non abbiamo fatto sconti a nessuno. Undicesima vittoria consecutiva, io ho proprio i dati, si era chiuso 25-19 il terzo quarto in favore della Smith, poi una debacle totale, 21-7 nel quarto quarto. Questa è la maturità della grande squadra, quella di saper tenere i propri binari all'interno della partita e chiudere quasi come al solito in questa stagione con una vittoria. Beh sì, diciamo che se subiamo un parziale così nei playoff perdiamo, perché comunque non si può subire 25 punti poi in casa il terzo quarto, quindi che ci sia da lezione, vedremo come andranno su questi playoff. Adesso provo con il mio inglese a fare qualche domanda da questo lato della barricata, chiedo qual è secondo Filippo, insomma, la qualità maggiore di questa squadra che si è appropriata del secondo posto in classifica. You are the second team in this championship and what is in your opinion the best quality of the Meta Formia? I think we have a lot of experienced players and it's our best advantage, I think. Good team, good players. L'avere una gran parte di giocatori con tanta esperienza, questo può fare sicuramente la differenza in un campionato del genere. And now there is the you have the playoff. There's another season completely different from the regular season. What kind of mentality you have to have for doing this thing better? I think we need to be more aggressive with more strength and more passion. We need to get in the playoffs so we can do the best for us. Più cattiveria, più concentrazione, tirare fuori il meglio dalla squadra per questi playoff. Chiudiamo proprio chiedendo, quindi adesso che si è definita la griglia dei playoff, dovete affrontare Frascati, se non ho capito male, anche da quello che dicevamo proprio prima di iniziare. Dicevamo una vale l'altra, tanto per vincere bisogna batterle tutte, quindi stiamo levando un po' il velo di Maya da quella che è una considerazione che vale tanto per all'inizio dei playoff, si gioca per vincerli. Si gioca qualunque partita, abbiamo giocato per vincere questo campionato. Ci eravamo imposti di arrivare al miglior possibile piazzamento, l'abbiamo fatto. Ora iniziamo i playoff, vedremo. Sono più che altro partite di particolari. Basta che sbagli e fai un errore, hai perso. Quindi sono partite senza ritorno. Noi giochiamo sempre per vincere, ce la metteremo tutta per vincere, poi vedremo dove arriviamo. Bene, allora almeno resta che ringraziare Porfido e Varga e auguravi una buona doccia e un buon riposo in attesa di questa post-season, grazie. Ciao. Ed eccoci con coach Di Rocco, ne parlavamo proprio adesso, è finita una stagione lunghissima, sicuramente non siamo noi
quelli che possono dire bravo o meno a un tecnico o a una squadra, però a me ci viene spontaneo, avendo seguito tutte le partite in casa di questa stagione, sono tutte vittorie, una sola sconfitta, sembra una stagione, magari non diciamo bravo, ma c'è una stagione assolutamente positiva che si è chiusa oggi con, già c'era la certezza matematica, ma del secondo posto. Beh, credo di sì, credo che possiamo ritenerci soddisfatti di quanto abbiamo fatto fin qui. Abbiamo fatto una buona stagione sicuramente, abbiamo centrato quello che era il nostro obiettivo, e cioè di fare i playoff con una buona classifica. Credo che abbiamo fatto dei buoni record numerici, abbiamo giocato una pallacanestro sicuramente abbastanza efficiente, che ci ha portati fin qui. Adesso, adesso come voi sapete, questo è un giudizio di tappa, perché poi ci sarà l'appendice del campionato che sono i playoff, e quindi ci accingiamo tutti quanti a lavorare per questo nuovo periodo che appunto sarà, sarà da sabato prossimo, che tutti aspettiamo con grande gioia e con grande attesa, insomma. Abbiamo qui i parziali della partita, dei quarti, e un dato su cui bisogna riflettere: va bene che era l'ultima partita, va bene che si giocava contro una squadra che aveva effettivamente ancora qualcosa da giocarsi in questo campionato, la speranza di non essere coinvolta nei play-out, ma sono 25 punti subiti nel secondo e 25 punti subiti nel terzo quarto. Sono 50 punti in un periodo di gioco. Parlavamo con i suoi giocatori e Porfido molto onestamente ha ammesso: se prendiamo 25 punti in un quarto non si vince, soprattutto in casa dove è fondamentale tenere l'attenzione al massimo. Se sente di condividere questa opinione e se era effettivamente magari frutto di un terzo quarto spaziale da alcuni dei giocatori della Smith, ma magari anche di una stagione intera che finalmente sta finendo e con la certezza di un secondo posto già acquisito. Beh, un po' tutte e due le cose, un po' misto di quello che hai detto tu. È chiaro che mantenere sulla corda con grande motivazione per 7 mesi e per, soprattutto per questi ultimi 40 giorni, 60 giorni, è stato difficile, perché è vero che vincere aiuta a vincere, si crea la cosiddetta mentalità vincente. Però è anche vero che andare in campo tutte le domeniche e dover mantenere sempre un profilo altissimo non è semplice. Quindi stasera la Smith, soprattutto dal perimetro, ha fatto una buona gara, ci ha messo in difficoltà, soprattutto sul movimento di palla, sul cercare i giocatori dietro l'arco dei tre punti, liberi, in ritmo, ha scelto buoni tiri e ha avuto una serata di grandi percentuali, e quindi bravi loro. Noi siamo stati, come hai detto tu, come aveva detto Porfido, siamo stati un po' morbidi sicuramente, e quindi abbiamo favorito questo tipo di efficienza loro, nel tiro da tre punti soprattutto, dove ci hanno messo in seria difficoltà. Però poi, come spesso accade, noi, anche se questa volta lo abbiamo fatto un pochino dopo, quindi nell'ultimo quarto, poi abbiamo ripreso, siamo andati in modalità difesa ermetica, e come avete visto poi loro non hanno più visto il canestro, se si facesse la scansione dell'ultimo quarto, della percentuale dell'ultimo quarto, vedreste che loro hanno calato in maniera drammatica le percentuali, hanno fatto palle perse dentro l'aria, il ball handling non ha più funzionato, perché noi abbiamo alzato il nostro livello di energia, di difesa, di posizionamenti, e chiaramente quando noi lo facciamo con la forza e l'attenzione è complicato giocare contro di noi in quel modo là. Dai, insomma, c'è da entrare in modalità playoff, ecco, e capire che poi ogni possesso
ogni azione difensiva e ogni possesso offensivo avranno un peso importante, importante. Anche perché poi quando effettivamente avete innestato la marcia l'ultimo quarto abbiamo i dati del chiuso 21-7 per il meta, insomma non è poco fare il triplo dei punti. Quindi, degli avversari, ecco, insomma fargli fare 7 punti significa che insomma una squadra che ne aveva fatti 50 e abbiamo chiuso la Saracinesca, il negozio meta era chiuso, il negozio meta era domenica e non si poteva acquistare nulla. Abbiamo per chiudere, per appunto metterci subito in ottica playoff, perché come ha detto lei una settimana praticamente si inizierà questa seconda stagione, 20 punti per Porfido, 24 per Perez, un asse Colonnini Perez che ormai è più collaudato di così non si può, addirittura passaggi no look dietro la schiena e tante altre cose carine, un Porfido che da tre sistematicamente a un certo punto il canestro si allarga ed entra, il solito contributo alla panchina ed una mentalità che ha consentito alla vostra squadra di ricucire tutto lo svantaggio e di portare una vittoria anche con un ampio scarto alla fine della partita. Sono queste le armi che vi possono aiutare per portare a conclusione quella che sarà fino adesso una galoppata eccezionale nella parte adesso più importante della stagione? Sì, io credo che ci sono delle certezze in questo gruppo, sicuramente abbiamo un gruppo esperto con grandi come si suol dire, con grandi attributi, quindi hanno personalità da vendere, a livello esperienziale sono tutti atleti che anche i cambi, quelli che escono dalla panchina, che hanno campionati vinti sulle spalle o campionati di serie superiore sulle spalle, quindi questo ci inorgoglisce e ci fa sperare di poter fare un playoff, di controllare il playoff nella maniera migliore. Certo è che saremo i bravi tra i bravi, non saremo più in una classifica che prevede poter aggiustare un'eventuale sconfitta la settimana successiva. Si giocherà a distanza ravvicinata, saranno importanti anche i tempi di pausa, quindi il lavoro che si svolgerà tra gara 1, gara 2 e gara 3, insomma sono i playoff dove appunto possesso dopo possesso e azione difensiva dopo azione difensiva avranno un peso enorme. E quindi noi crediamo di essere completi come roster e pronti come lavoro e speriamo di poterlo fare al massimo come efficienza. Beh, allora a me non resta che dare appuntamento al coach e a tutti voi amici telespettatori tra una settimana sempre qui per l'inizio dei playoff.